E queste sono le grandezze con le quali si misurano. Però quello che è, diciamo, l'avamposto del mondo consumistico, secolarizzato, no, quel mondo che pensava di poter fare a meno di Dio, Marcello veniva portato come esempio di quello che doveva essere il mondo di domani, via Dio e l'uomo finalmente è libero di fare quello che vuole. E poi però, ecco, da questo mondo che si è scoperto il mondo pieno di disperazione, più alto tasso di suicidi nel mondo sta in queste nazioni del nord dell'Europa. In questo mondo sta rinascendo la Chiesa. La Chiesa cattolica che era stata estirpata nel 500, da lì, no, lì fu costretti tutti a diventare luterani, i cattolici furono proprio massacrati e mandati via, ma lì sta rinascendo una Chiesa cattolica che dà testimonianza di Gesù Cristo a tutti quanti. Quindi questo per dare una parola di speranza anche a noi, in un momento che umanamente e cristianamente non è facile per le nostre comunità in Italia, ma che deve avere sempre riferimento appunto a Cristo, il quale è capace anche di far rinascere una Chiesa dalla desolazione della Cambogia o dalla desolazione dei paesi nord europei. Quindi abbiamo questa speranza e abbiamo insieme questa responsabilità di essere ciascuno all'altro un testimone di Gesù, uno che mostra attraverso la gioia della vita di aver incontrato nel Signore una forza che ci sostiene ed è capace di dare significato alla nostra esistenza. Ecco, questo vorrebbe essere, diciamo così, la struttura di fede di un'amicizia che sono lieto di sentire intorno a me e di riconfermare nei vostri riguardi. Grazie.